la scommessa siete voi, la grande scommessa, siete voi la grande bellezza di questa nostra scuola. E io davvero ringrazio tutti voi, ringrazio i ragazzi, perché l'applauso più grande va a questi ragazzi, ragazzi davvero meravigliosi, e ragazzi che rappresentano il cuore pulsante della nostra scuola. Grazie davvero, ragazzi. E sono davvero contento che oggi siano qui tante persone, Edoardo, che non fanno parte più di questa nostra scuola, perché alcuni docenti di filosofia, come la professoressa Palma per esempio, è stata nostra docente, poi è andata via non per colpa sua, e oggi è qui. E mi fa piacere anche registrare la presenza di un docente che ha fatto la storia di questa scuola, che è stato un mio docente, il professor Geppino Manzione. Grazie, grazie. È stato per moltissimi anni qui, ha fatto anche svolto anche in funzione di preside incaricato, insomma, davvero mi fa piacere davvero vederla qui, professore. Poi il fatto che oggi sia testimone di questo evento, il mio grandissimo fratello amico Edoardo Scotti, Edoardo, davvero mi fa veramente, mi riempie il cuore di gioia, perché Edoardo ormai è diventato un docente di questa scuola. L'abbiamo visto l'ultima volta quando c'è stata la settimana della Shoah assieme a Marita Venezia. Oggi è ritornato. Edoardo Scotti è un giornalista, ma Edoardo Scotti è un uomo della comunicazione. Ma cosa vuoi comunicare se tu non sei in possesso di conoscenze? Edoardo Scotti è in possesso di tantissime conoscenze. Edoardo Scotti potrebbe fare da noi il docente di diritto, potrebbe fare il docente di filosofia, potrebbe fare il docente di storia. Edoardo Scotti potrebbe fare anche il preside. Edoardo Scotti è un grande, io sono davvero contento che oggi sia qui. Oggi parliamo del primo step di questa iniziativa, di questa settimana, è l'immigrazione. È un tema molto 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 attuale, molto difficile da trattare. Noi lo faremo in tempi davvero veloci, velocissimi, anche perché vogliamo dare poi la possibilità a tutti voi di poter interagire, di poter porre delle domande. Vedo anche del mio collaboratore Germano Torresi e tutto il gruppo. Quando è che facciamo quella cosa? Ora o dopo? Dopo, va bene. E allora, grazie ancora per essere qui. Edoardo, prego. Sì, prego, è una specie di one man show. Grazie. Grazie, io sto venendo abbastanza spesso a disturbarvi e vi chiedo scusa per tutte queste invasioni, ma il preside Colombo è più di un fratello per me e vengo sempre molto volentieri in un'area, in una terra che amo moltissimo, l'ho detto tante volte, che è quella del Vallo di Diano. Allora, innanzitutto io partirei da John Lennon, ho sentito Imagine ed è una cosa strana questa canzone. Luisa dove sta? Luisa dove sta? Luisa, vieni qua, vieni. Vieni Luisa, facciamo un altro applauso, dammi una mano. Tu e tutte le tue compagne che state bravissime, vi voglio complimentare tantissimo perché mi avete rinfrescato un po' i ricordi su quelle che sono le nature della filosofia che ho studiato a scuola. Feci, lo dicevo se non mi sbaglio, al preside la mia tesi fu su Feuerbach, quindi diciamo entrai abbastanza in maniera approfondita su questo tema. Dicevo di Imagine, Luisa, ma possiamo pure camminare o no? Dobbiamo stare di fronte alla telecamera, è così, possiamo camminare. E allora, accomodati. Dicevamo, Imagine, l'abbiamo sentita, è una canzone che puntualmente io ascolto ogni qualvolta parliamo di questi argomenti: la pace, il pensiero, la filosofia, l'etica, la politica. E dovunque mi trovi, sia negli università che negli istituti scolastici come il vostro, puntualmente a iniziare queste discussioni, questi dialoghi, questi colloqui con i docenti, con gli studenti, puntualmente questi colloqui vengono sottolineati da questa canzone, Imagine, John Lennon. John Lennon, sai chi è? Sì, un accademico.
è uno dei leader insieme a Paul McCartney dei Beatles. Siamo negli anni 60, che sono anni particolari, come sapete. Sono degli anni in cui si fanno anche canzonette, come ne facevano i Beatles. A un certo punto John Lennon si innamora di una filosofia, legge questa filosofia, si appassiona a questa filosofia, abbandona i Beatles si sciolgono, non c'era niente di preparato, prende, abbiamo sentito questa canzone, ma noi giornalisti bene o male dobbiamo fare questo. John Lennon abbandona i Beatles, si appassiona a questa filosofia, giusta o sbagliata che sia, segue un suo riferimento ideale, una scuola di pensiero. Per quella scuola di pensiero, dicono in molti, negli Stati Uniti d'America, c'è anche un film che probabilmente qualcuno di voi ha visto di recente, John Lennon contro United States of America. Voglio salutare un amico personale che è il senatore Antonio Innamorato. Grazie di essere venuto. Ne ho scritto, mi tirava le orecchie quando qualche volta scrivevo qualcosa di non buono quando era presidente della provincia, ma mi auguro sempre in forma corretta, se ero innamorato, e siamo rimasti grandi amici, grandissimi amici, mi fa sempre piacere vederlo. Parlavo di John Lennon. C'è questo film che si chiama John Lennon versus contro Stati Uniti d'America. John Lennon è stato ucciso, è stato ammazzato in uno stranissimo omicidio che avvenne all'inizio degli anni Ottanta, sul quale ci sono ancora molti misteri. Così come non più tardi di stamattina mi trovavo in un'altra scuola, in un altro liceo a Salerno, dove abbiamo discusso con alcuni componenti della commissione d'inchiesta che si occupa di questo caso, del caso Aldo Moro. Aldo Moro, insieme a altri politici dell'epoca, alla fine degli anni 70, condusse una sua personale battaglia, ripeto, insieme a tanti altri politici dell'epoca, per mettere insieme le varie componenti, le varie forze politiche, perché si era in anni bui della nostra Repubblica, si era in anni in cui, oltre alle crisi occupazionali, crisi economiche, erano gli anni di piombo della nostra Repubblica. Si parlò di la notte della Repubblica, perché non si poteva uscire in strada. Le vostre professoresse sono molto più giovani di quegli anni, perlomeno in apparenza, quindi non credo che ci fossero. E naturalmente la difficoltà era nell'uscire, perché il problema vero è che si rischiava di essere presi a raffiche di mitra, si rischiava di essere fermati, c'era una repressione molto dura, per certi versi legittima, da parte delle forze dell'ordine. Gli anni di piombo, ne avete sentito parlare. Aldo Moro, insieme alle forze politiche e ai leader politici di tutti gli altri partiti, ritennero, lo ricorderà bene il senatore Innamorato, di andare insieme alla costituzione di un governo di unità nazionale, che significa mettere da parte le proprie diversità. C'erano la Democrazia Cristiana, il Partito Socialista, il Partito Comunista, i Socialdemocratici, i Repubblicani, mettere da parte le proprie diversità. E insieme ai leader di questi partiti ritennero di accedere a una nuova formula politica, che era quella dell'unità nazionale, tutti insieme per superare la crisi. E così come, consentitemi il paragone che può sembrare, cara Luisa, un po' dissacrante, così come era successo a John Lennon, che riteneva di poter portare la pace del mondo parlando contro la guerra in Vietnam da parte degli Stati Uniti, e con sé riuscì a raccogliere tantissimi giovani americani, John Lennon fu ucciso. Così come allo stesso tempo Aldo Moro, che stava per andare in Parlamento insieme a
c'erano allora Berlinguer, Craxi e gli altri leader dei vari partiti, dovevano varare questa nuova formula politica. Mentre andava in Parlamento, un comando attacca Aldo Moro e la sua scorta, uccide gli uomini della scorta e all'improvviso Aldo Moro viene sequestrato per 55 giorni e dopo 55 giorni lo fanno trovare al centro di Roma in una Renault 4 rossa, crivellato di proiettili. La verità sul caso John Lennon non si conosce. La verità sul caso Aldo Moro non si conosce. Cioè a distanza di 42 anni si sta continuando a indagare, ma perché? Continuiamo a dare all'indietro nei nostri ricordi. Se vi dico 1963 Stati Uniti d'America, qualcuno si ricorda qualcosa? Di voi ragazzi? Chi me lo dice? Luisa non se lo ricorda. Com'è? Provate a immaginare una macchina che attraversa in corteo una strada di un'importante città del Sud America che si chiama Dallas. Un'uccisione di Kennedy. Chi l'ha detto? Vabbè, ma tu sei studente? Sì, perfetto. John Kennedy, siamo noi appena, dico io, nel 1963, quindi l'età dei vostri genitori, devo immaginare, più o meno, hanno meno. Ebbene, John Kennedy prende per mano gli Stati Uniti d'America e il mondo e dice, incomincia a dire, vanno rispettati i diritti dei neri d'America, che fino al 1963 non avevano neanche la possibilità di salire sugli autobus. C'erano gli autobus, la democraticissima America, i democraticissimi Stati Uniti d'America, erano tenuti in maniera tale che la popolazione nera, la popolazione ispanica veniva trattata, cara Luisa, in maniera tale, siamo nel 63, non potevano salire sugli autobus, non potevano certo frequentare gli istituti, le scuole dove andavano i bianchi e certamente non potevano in nessun modo andare a lavorare dove c'erano i bianchi. I neri si dovevano occupare dei lavori più umili, che erano quelli della raccolta della nettezza urbana, per esempio, che erano quelli della pulizia dei bagni pubblici o comunque degli impianti sportivi, delle scuole, ecco, i lavori necessari, indispensabili, di grande dignità, lo avremmo scoperto dopo, ma comunque umili rispetto agli altri. E John Kennedy andò anche incontro alla necessità di andare a ridimensionare alcuni conflitti in corso. Lo stesso Vietnam non voleva assolutamente che si andasse a invadere subito il Vietnam. Ne avete sentito parlare della guerra in Vietnam, no? Riuscì a mantenerla contenuta e iniziò anche un dialogo, i nostri amici insegnanti se lo ricorderanno, anche con un altro paese che in quel momento era nell'occhio del ciclone della guerra fra blocchi, Unione Sovietica da una parte, Stati Uniti dall'altra. Mi riferisco a Cuba. Fidel Castro è morto quest'anno, no? C'era chi spingeva per invadere Cuba e John Kennedy con un pizzico sulla pancia dire il via a una piccola invasione che finì male, ma che finì male perché non ebbe il sostegno dell'esercito americano. John Kennedy negò di darlo. E questo John Kennedy lavorava quindi per la pace e iniziò anche un dialogo con il leader dell'Unione Sovietica che si chiamava Nikita Khrushchev. E insieme a un altro grande leader, questo italiano, che si chiamava Giovanni XXIII, il nostro Papa, riuscì a far avere grandi speranze di pace e di distensione nel mondo. Sappiamo come è finito John Kennedy? Sappiamo qualcosa di preciso sulla sua morte? È possibile che un uomo... Dimmi, scusami. Un cecchino. È un cecchino.
Ma un cecchino, nel senso, la verità ufficiale è quella di un uomo intorno ai 32 anni, di cui non si sa nulla di preciso, che si chiamava Lee Oswald, che dal quarto piano di un edificio dove c'era una biblioteca, sulla strada dove passa il corteo di auto di John Kennedy, cara Luisa, prende la mira, immaginate come bravo questo, e non sbaglia un colpo, quattro proiettili, tutti e quattro vanno, centrano l'obiettivo, il presidente degli Stati Uniti d'America stroncando le speranze del mondo. Esattamente dopo due settimane c'è la guerra ufficiale in Vietnam con l'invasione, c'è la rottura del dialogo con Cuba e la rottura del dialogo con l'Unione Sovietica. Il mondo riprecipita in una situazione di tensione incredibile. Ma di casi del genere, caro Luisa, ne posso fare tantissimi, sempre partendo da John Lennon e dalla nostra Imagine. Perché anche in Italia quello che è stato il periodo più nero della nostra storia, mi riferisco al ventennio fascista. Il ventennio fascista viene esattamente dopo che nel 1919 il Partito Socialista e il Partito Popolare vinsero le elezioni con grandi speranze per la nostra democrazia e per la nostra libertà. Con grandi speranze per l'allora mondo contadino, si usciva da una guerra e avevamo avuto milioni di morti poveri, soprattutto del mezzogiorno. E fu allora che cominciarono le prime leggi, che cominciarono a prendere in considerazione l'assistenza al lavoro che fino allora era stato da servi della gleba. I nostri contadini meridionali, i nostri nonni, i nostri bisnonni erano costretti a un lavoro terribile. Noi oggi diamo tutto per scontato, ma non è stato giusto. Per cui l'allora Partito Socialista, insieme ai partiti laici, liberali e così via, anche di estrazione cattolica, insieme cominciarono ad approvare queste leggi. E guarda caso, nel 1921 cominciano i pestaggi per strada, gli assalti alle case del popolo, i roghi delle case del popolo e di tutte le strutture che si rifacevano alle cooperative contadine, con decine e decine di morti in ogni terra, anche nel mezzogiorno. La conseguenza fu che dopo questi pestaggi e dopo gli omicidi, gli assassini, l'avete sentito, anche perché io voglio augurare che se non l'avete fatto ve lo facciano fare presto, vedere qualche film di quel delitto Matteotti, vengono assassinati parlamentari, Mussolini prende il potere, sei anni dopo, in un altro posto che si chiama Weimar, in Germania, litigano le forze socialiste con quelle cristiane, cattoliche, dopo che avevano la maggioranza, e viene fuori un pittore fallito austriaco che si chiama Adolf Hitler, che guarda caso ottiene il sostegno di quelle imprese, di quelle aziende contro cui quelle cooperative e quei partiti si stavano organizzando per ottenere diritti per i lavoratori, ed ecco che vengono soppresse, come sappiamo, e la conseguenza è che Mussolini e Hitler sono, insieme anche al Giappone che nel frattempo aveva invaso la Manciuria prima e la Cina dopo, reprimendo e ammazzando tantissimi cinesi con la stessa logica e per lo stesso obiettivo, e otteniamo la seconda guerra mondiale e 70 milioni di morti. Le camere a gas, i forni crematori e i camini che fumano, da dove escono milioni e milioni di individui. E allora, perché io ho fatto questo discorso? Cara Luisa, a proposito del nostro tema fondamentale, sembra che non c'entri, ma non è così.
Non è così, perché in questi ultimi anni, e il preside vi darà conferma, come pure il vostro, i vostri docenti, stanno giocando a fare un discorso che è estremamente pericoloso. Togliamo dalle scuole la storia, la filosofia, togliamo la storia dell'arte, togliamo tutto quello che voi mi avete spiegato così bene qualche minuto fa. Pensare, tornando a Mussolini, a proposito di un signore che si chiamava Antonio Gramsci, che stava in galera, la prima cosa che Mussolini disse quando arrestò Gramsci fu: bisogna impedire a questo cervello di pensare. È il pensiero che fa paura, dunque. Vi vogliono estirpare la vostra capacità di speculazione, che è quella che sto facendo io adesso. Io in questo momento, come esercizio, sto speculando, che è un esercizio che i vostri docenti mi insegnano, e io li voglio ringraziare per tutta la loro opera, da quando ero piccolo. Il colloquio, il dialogo, il confronto, la speculazione filosofica è una crescita collettiva di una comunità, è essenziale, importante per riuscire ad andare avanti, ed è quello che stanno in qualche modo tentando di impedirci di fare, aumentando quindi la tecnologia e non finalizzandola a un dato legato al benessere. Se io riesco a fare dei calcoli rapidamente, se riesco ad andare a centrare una fonte del mio sapere rapidamente come uno strumento tecnologico può fare, io cresco. Ma non è quello l'esercizio della tecnologia. L'esercizio oggi della tecnologia è quello di, innanzitutto, usufruirne in cuffia. Da soli riusciamo a viverla in maniera estremamente solitaria, e nello stesso tempo riesce a spezzare, a spaccare qualsiasi possibilità che noi abbiamo di agora. È inutile che vi spieghi che cosa sia l'agora, i vostri professori lo sanno fare, l'hanno già fatto molto meglio di me, e vanno sempre ringraziati. Dopodiché vi diranno che con la storia e con la filosofia, con la storia dell'arte, con lo studio degli autori della nostra letteratura e delle letterature straniere non si mangia. È stato detto anche questo in questi anni, no? Con la cultura non si mangia, senatore Innamorato. L'ha detto un ministro del bilancio, del tesoro, perché si mangia naturalmente riuscendo ad essere veloci, rapidi, innovativi. La modernità è velocità. Ma è un concetto sul quale non sono d'accordo, e come me non sono d'accordo, vi posso garantire, cara Luisa, centinaia di migliaia di individui che abitano in paesi come l'Africa, come il Medio Oriente, come la Siria, come l'Iran, come il Pakistan, come l'India, che da 200 anni a questa parte non solo contribuiscono, ma sono essenziali a mantenere il nostro PIL alto rispetto alle nostre necessità. Sapete che cosa è il PIL? Perché senza di loro oggi in Italia faremmo la fame molto più di quanto la stiamo facendo. Già, ma molto di più. Perché quello che facevano i neri nell'America di Kennedy, adesso lo fanno loro. E noi andiamo al liceo. Chiedete ai vostri nonni quanti di loro sono andati al liceo rispetto ai lavori che facevano. Siate orgogliosi delle radici delle vostre famiglie, dell'essere stati lavoratori della terra. È grazie a loro che abbiamo costruito la democrazia e la libertà nel nostro paese. Ebbene, noi stiamo cercando di impedire ad altri paesi di crescere, perché impedendo loro di crescere ne creiamo manodopera attiva e a basso prezzo.
Paolo degli immigrati. 1870 in Italia, siamo sull'unità d'Italia appena raggiunta, la mortalità media di un uomo, sapete quant'era? Andate a vedere, chi me lo dice? Chi azzarda? Il preside. 35 anni, il senatore innamorato me lo ha detto. 35 anni. Per la donna era 35 anni e mezzo. Oggi stiamo a 79 anni e mezzo per l'uomo, l'età media, e 84 anni in media per la donna. Abbiamo ottenuto due cose con la democrazia e la libertà che abbiamo conquistato. Abbiamo ottenuto A, la vita è più lunga, grazie al fatto che c'è assistenza pubblica e gratuita per tutti, c'è l'istruzione pubblica e gratuita per tutti. Non date per scontato queste cose, perché sono costate anni e anni di sangue da parte dei vostri nonni, dei vostri bisnonni, dei vostri genitori. Voi state qui e mettete anche l'abito griffato, perché loro hanno lavorato per voi e glielo dovete. Non date nulla per scontato, cara Luisa, perché la tua emozione è giusta. E quindi, dicevo, abbiamo ottenuto quindi questo scopo, la vita di un lavoratore prima se era inquadrato in un'azienda agricola o meno che fosse, la giornata media di lavoro era 12 ore. Grazie alla rivendicazione dei diritti di tanti lavoratori, contadini e operai, si è arrivato oggi a 7 ore e 40. Voi avete la scuola, entrate, usufruite di una bella palestra, di un auditorium, di questi incontri. I vostri docenti, soprattutto le signore, hanno la maternità, la malattia. Non era così. Loro lo sanno, non era così. Le loro madri non si potevano consentire tutto questo. E non c'era certamente questa percentuale di donne al lavoro. Il professore per lo più, o il maestro per lo più, era maschio ed era capofamiglia. Secondo, quindi, obiettivo raggiunto è che i diritti della donna, grazie a questa democrazia, sono cresciuti, sono aumentati. Tant'è che la vita media di una donna ha staccato un po' quella dell'uomo, diciamo. Siamo arrivati a 79-84. Il dato fondamentale è che bisognava a quel punto colpire un altro obiettivo, cara Luisa, e era quello di avvilire, svilire il lavoro dei docenti. Diciamolo francamente, ma qualcuno dei vostri genitori, a meno che il papà non sia possidente, abbia un reddito piuttosto alto, a qualcuno dei vostri genitori farebbe piacere farmi fare oggi l'insegnante? Lo chiedo pure ai vostri professori. 30 anni fa il professore di matematica, il professore di italiano e latino, il professore di storia e filosofia, di storia dell'arte erano degli dèi in terra, con tanto di rispetto da parte non solo degli studenti, ma delle famiglie, da parte delle autorità locali, del parroco e così via. Il professore senatore era. Oggi su che cosa si deve intervenire e colpire? Lo svilimento degli ultimi, quelli che io definisco gli ultimi eroi del nostro paese, che sono gli insegnanti. È loro che bisogna colpire, innanzitutto negandogli la possibilità di condurre la vita che economicamente meritano, che riguarda la necessità di aggiornarsi, di viaggiare, di comprendere, di sapere per trasmettere il loro sapere. E quindi c'è l'avvilimento della scuola. Tutto questo i nostri amici emigranti, preside, vengo a fondo al nostro problema,
non se lo pongono come criterio, perché nel momento in cui io riduco un paese tra virgolette libero come l'Africa, il continente libero, no, ci hanno spiegato per anni, e qua vengo a Marcuse che ho letto, chi me l'ha letto Marcuse? Eccola lì, la merce, non c'è merce che va più liberamente in giro come mercato che è l'Africa, è un mercato senza limiti, eppure per anni ci hanno spiegato che il mercato è fatto in maniera tale che quanto meno regole ci sono, più benessere dovremmo avere. Ebbene, in Africa succede questo, dovremmo avere un'Africa ricchissima, lì regole non ce ne sono. Il problema è che non essendoci regole, noi abbiamo un mercato libero che significa che 10 persone al mondo posseggono l'Africa, le ricchezze dell'Africa, le pietre preziose, i diamanti africani, il gas africano, i minerali africani e l'enorme serbatoio che è quello delle foreste africane. 10 persone, tutto il resto, la popolazione è costretta alla fame. E qui veniamo ai nostri amici migranti ancora più vicino. Sapete quanto dura un viaggio dal Niger fino all'Lampedusa? Dura tra i 6 mesi e i 3 anni, perché si parte dal Niger da una condizione di assoluta miseria, dove manca anche l'acqua, e tenete presente che l'acqua è il bene più prezioso che abbiamo e non ce n'è per l'attuale popolazione mondiale, che si svilupperà di oltre 2/3 di quanti siamo adesso nel giro dei prossimi 30 anni, per cui acqua non ce ne sarà. Questo significa che si stanno già assestando le grandi potenze per la gestione dell'acqua, perché sarà la prossima guerra mondiale, che si combatterà non sappiamo come, ci auguriamo non come la seconda, ma già si stanno attrezzando, perché significa che è calcolato che alcuni paesi come l'Africa, come il Pakistan, come l'India, come la Siria, come la Giordania e man mano tutti i paesi del Medio Oriente dovranno fare la sete e quindi la fame, e quindi ci sarà un esodo con il quale dobbiamo fare i conti. Loro, mi capita quando vado ad incontrare, preside, queste persone che sbarcano da queste navi, e loro non hanno mai visto il mare in vita loro, non hanno mai visto il mare in vita loro, è la prima volta che affrontano il mare e la maggior parte di loro finisce sotto, perché non hanno la possibilità di nuotare, non sanno nuotare, non sanno come muoversi in acqua, e i loro barconi malandati, che molto spesso vengono comprati a 200-300 euro e poi i trafficanti di morte, di schiavi nuovi, si prendono fino a 8.000 euro a individuo per trasportarlo dalla Libia alla Lampedusa o alla Spagna o alla Grecia. 8.000 euro a individuo su barconi che affondano dopo pochi metri, molto spesso, dopo centinaia di metri, molto spesso. E chiaramente a quel punto il traffico, il libero mercato è questo. Il traffico è tale che naturalmente loro ci guadagnano tantissimi soldi, ma quello che più colpisce del fenomeno dei migranti sono due caratteristiche. Ognuno di loro, e torniamo alla nostra filosofia, Luisa, ognuno di loro ha un senso della spiritualità che è spiccatissimo. Ognuno di loro ha ancora il valore della luce, professore, della divinità, dell'uomo come proprio simile da rispettare. I neri non sono brutali, lo sono di più, diciamo, i magrebini, che sono stati più in rapporto con noi e con il nostro costume
e nostre logiche piuttosto schietate, crudili, ma gli abitanti del Niger, del Ghana, del Senegal, del Camerun, della Costa d'Avorio, sono persone di una spiritualità e di una generosità incredibile, non sono affatto aggressivi, lo diventano qui, a furia di sgomitare. E quelli di loro che sono laureati, sono meglio laureati di noi, sono dei super docenti, gli ingegneri che vengono da lì, i docenti che vengono da lì, i letterati che vengono da quei paesi, sono più avanti rispetto a noi. Io ho conosciuto un paio di colleghi giornalisti provenienti dal Camerun che, in quanto a capacità di apprendere, conoscere, approfondire rispetto a noi, che siamo diventati superficiali, approssimativi nel nostro lavoro, perché operati dai tempi che ci detta la macchina e la tecnologia, e loro rispetto a noi ci danno lezione, ma veramente ci danno lezione. Ecco, teniamo presente che i prossimi migranti siamo noi meridionali in termini di quantità. Adesso la quantità dei nostri giovani che vanno verso il nord Italia sono sempre di meno, stanno diminuendo. Aumentano coloro che vanno invece in paesi come l'Australia, la Nuova Zelanda e l'Indonesia. Sono le nuove destinazioni che voi dovrete prendere in considerazione. Dovrete prendere in considerazione perché c'è un impoverimento delle nostre aree che è terribile. E se fino adesso, fino al 1990-95, le risorse pubbliche erano in grado di contenere questo fenomeno di povertà inventandosi lavori pubblici, lavori nella macchina dello Stato, che è quello appunto degli insegnanti, sapete che la buona scuola di recente costituzione sta determinando un bel po' di caos, come sanno i vostri docenti, e spazi non credo che ce ne siano più, così come non ce ne saranno nella macchina amministrativa delle varie regioni, comune, province e così via. Ma voi credete che il referendum del 4 dicembre scorso non abbia avuto qualche, come dire, conseguenza per il fatto che si sarebbero svuotate le province? E tutta quella burocrazia all'interno del Palazzo Sant'Agostino, senatore, dove andava a finire? Ebbene, questo discorso quindi prevede che i nostri amici migranti in Italia non ci vogliono rimanere, e quelli che restano, per incremento demografico, nel giro di 50 anni, ma io dico pure di meno, le statistiche dicono 50 anni, io conto 30, secondo calcoli e mettendo a confronto varie statistiche, nel giro di 30 anni supereranno la popolazione italiana. Ne dobbiamo avere paura? Credete di sì? Io dico di no, la storia è questa, la storia è così. E non ci dobbiamo stringere attorno a un criterio degli ultimi 50 anni, i professori di storia lo sanno benissimo. Gli egiziani hanno avuto come civiltà una durata di circa 3500 anni, i romani di circa 800 anni, i greci di 500, per cui i tempi della storia sono questi, non sono così brevi. E rispetto a questi dati dobbiamo abituarci anche al criterio secondo cui voi potreste tranquillamente sposare un nostro amico del Camerun, una nostra signora albanese o moldava, succede sempre più spesso. Ma è questo che può essere un impedimento rispetto alla nostra civiltà e al nostro pensiero occidentale che i nostri filosofi ci hanno trasmesso? Penso di no, penso che non sia neanche giusto, tenendo presente che noi siamo stati migranti, lo siamo ancora per anni, 14 milioni di italiani tra il 1860 e il 1914. 14 milioni, sapete quanti sono? Sono un terzo dell'attuale popolazione italiana che migra
anche da qui, dalle nostre aree, verso gli Stati Uniti, verso il Venezuela, no? E teniamo un po' la statua di Bolivar in parecchi comuni della nostra provincia, è così. Bene, quindi il suggerimento è quello di comportarsi come fanno i ragazzi, non come facciamo noi adulti. E cioè accogliere queste persone non con quello spirito che ha caratterizzato questi ultimi anni, cioè di superiorità della razza italiana, che è risibile, è un concetto risibile, perché non c'è popolo, per fortuna, più contaminato di razze che quello italiano. Noi siamo arabi, siamo francesi, siamo inglesi, siamo americani, siamo fenici, siamo cartaginesi, siamo un po' di tutto, e questo ci ha fatto grande nei secoli e ci consente ancora oggi di poter dire con orgoglio: faccio parte di un paese che non ha mai chiuso le porte in faccia a nessuno, ed è la ragione per la quale siamo stati una grande città. Grazie. Tra un giornalista e un grande giornalista, ce l'ha dimostrata questa sera Edoardo Scotti. Un giornalista è invitato a tenere una conferenza, si prepara sul tema e poi riesce a dare all'uditorio una sua versione. Un grande giornalista invece è quello il quale parte casomai da una canzone come Imagine per poi fare lezione magistralis come questa di questa sera che Edoardo ci ha offerto. Grazie, grazie Edoardo, grazie, grazie per te. Un attimo soltanto. Allora, intanto lasciatemi sprigionare il piacere questa sera di avere qui questa sala due persone alle quali devo molto, e se ho combinato tutti questi danni la colpa anche loro. Prima il professore Manzione, poi il professore si prese Antonio Innamorato, che è stato un mio docente anche lui fino a qualche anno fa. Grazie senatore Innamorato per essere qui. Poi voglio chiamare un attimo Edoardo ancora, perché giusto un attimo, voglio chiamare qui Germano Torresi, e abbiamo pensato di darti quello che sappiamo fare anche noi. Grazie a Germano Torresi, lui è il mio collaboratore, il mio fiduciario del liceo artistico di Teggiano, un acquerello che è un particolare del pavimento della biblioteca della Certosa di Padula. È un acquerello che ha realizzato per Edoardo Scotti, Germano Torresi. Germano Torresi va ancora più bene, ancora più salvato il posto. Ora scusami se ti ho interrotto, che cosa prevede il protocollo? Lasciare spazio a loro per eventuali domande. Vedo già una mano alzata lì. Vieni. Io mi sarei scappato. Vieni lei. Sì. C'è un applauso a Michele, via. Non ti preoccupare. Allora, innanzitutto dammi il braccio. Eccoci. Bello. Vai. Che domanda vuoi fare? Forza. Che ti piace? Mi siete un po'? La faccio io a te la domanda. Il giornalista sono io. Mi vuoi occupare il mestiere? Cosa volevi chiedere? Sì. Non è un po'. Non è un po'.
quarta BSU. Quarta B delle scienze umane, opzione economico sociale. Milito. Che cosa ti è interessato? Se ti è interessato qualcosa della chiacchierata che ci siamo fatti, una cosa in particolare. Che cosa ti ha colpito? Che ti volevi chiedere o chiedi a te stesso? Ti ricordi? La cosa sulla popolazione migrante che supererà la nostra popolazione. Fammi fare il mio mestiere. Ok, vai, allora fatti sedere e Edoardo risponde. Bravo. Michele, ma perché ti fa paura questa cosa? Ti fa paura questa cosa che la popolazione migrante supererà quella nostra? E tieni presente che questo fenomeno è già accaduto, nel senso che noi e i tuoi professori te lo spiegheranno se non l'hanno fatto già, e abbiamo provato anche noi a superare le altre popolazioni, nel senso che ci sono stati periodi in cui anche noi siamo stati invasori, ma non per fame, non perché mancava l'acqua, non perché mancava il lavoro, ma perché avevamo deciso di essere impero, per cui andammo ad ammazzare in Nord Africa, in Abissinia, in Eritrea, in Libia, tantissimi cittadini e per popolazioni e città di quelle terre, perché avevamo intenzione di fare l'impero. Per cui anche noi italiani, anche la Vita Roma, no? Noi abbiamo questo. Vedete, ecco, mo vi spiego una cosa che è divertente, perché questa è una cosa che ho confrontato con i miei colleghi. Se parli con i colleghi occidentali, mi riferisco ai giornalisti italiani, spagnoli, austriaci, francesi, ma francesi Francia meridionale, Provenza, Costa Azzurra, quell'area lì. Perché la Francia settentrionale, come la Normandia, la Bretagna, la pensano diversamente come gli inglesi e gli americani. Cioè, per gli americani, per noi, l'antica Roma è un motivo d'orgoglio. È stata una grande civiltà, però ci rappresentano inglesi, americani e francesi settentrionali, ci rappresentano come degli oppressori. Come coloro che arrivarono, ammazzavano la gente del posto, la piegavano alla loro volontà, e se la gente del posto non faceva quello che i romani dicevano, naturalmente finivano schiavi. I gladiatori li conosciamo, no? Ci è capitato di vedere la serie, la fiction Spartacus, chi l'ha vista? È di 4-5 anni fa, pure piuttosto violenta. È una fiction che ha fatto 45 milioni di telespettatori, 45 milioni di telespettatori, e praticamente parlava della crudeltà degli antichi romani, che lì dove andavano conquistavano queste terre, prendevano i giovani più forti e li costringevano, ed è vero, nelle arene a combattere tra di loro o con le fiere, con gli animali, con tigri, leoni e così via. Noi facevamo questo, ma molto più di recente. Voi non so se avete fatto in questi giorni il giorno delle foibe, il giorno del ricordo, no? Molto spesso si commette l'errore marchiano, sbagliato, di mettere insieme la Shoah con le foibe. Sono due cose assolutamente diverse. Innanzitutto in termini di quantità di vittime, può sembrare una cosa brutta da fare, ma mettere 9 milioni di morti da una parte, sterminati con il gas, con 10.000 poveri disgraziati assassinati nelle foibe, ma c'è una disparità. Seconda questione, le foibe famose
è una mia lettura, poi mi criticherete quando volete, perché spesso ci sono state, per fortuna, critiche a queste mie parole, ma io dico, se vai a casa di qualcuno senza bussare, entri, gli incendi casa, gli ammazzi la madre, la sorella, la moglie, il fratello, lo costringi, costringi gli uomini a combattere in montagna, mi riferisco ai titini, i titini hanno fatto 4 anni di vita a meno 6, meno 7, meno 10 gradi sotto zero in montagna, no? A cercare di difendersi dai fascisti prima, dai nazisti dopo. Quando si aprono le porte, succede che, ed è sbagliato, c'ho magari una madre che è morta, una casa che mi è stata bruciata, un fratello che mi è stato prima imprigionato in un campo di concentramento, direttamente fucilato o ammazzato in uno scontro, e calcolare purtroppo la rabbia rispetto a queste cose, beh, ne vediamo tutti i giorni, no? Che cosa può succedere? Ecco, la differenza fondamentale tra la Shoah e le foibe è questa. Io non giustifico affatto quello che è avvenuto nella penisola istriana con le foibe, è qualcosa di atroce e di condannabile subito, ma come è condannabile sempre la reazione ad un atto di violenza subito. È facile a dire, vabbè, mi hanno ammazzato mio fratello, io perdono l'assassino. Questo ognuno di noi lo dice. Poi sul fatto, quando mio fratello, se aggiunge mia sorella, mi incendiano la casa e mi costringono ad andare a combattere per 4 anni in montagna, facendo la fame, stando a meno 10 gradi sotto zero, poi voglio dire, quando io mi libero, che tipo di reazione ho in una situazione di analfabetismo diffuso, perché magari noi siamo, caro Michele, sostenuti da una cultura che naturalmente ci consente anche di meglio subire, diciamo, queste ingiustizie. Immaginiamo una popolazione come quella slava o come quella comunque dei Balcani, che in qualche modo non aveva l'attrezzatura che noi poi ci siamo fatti culturalmente parlando, ma che erano pastori, erano gente umile, che la generosità corrisponde alla loro crudeltà quando subiscono un torto. Ecco, le foibe sono state queste. Bene, noi italiani, caro Michele, abbiamo invaso, per cui è naturale che adesso teniamo come stare davanti a uno specchio queste invasioni, e poi più reprimiamo queste invasioni più reazioni negative secondo me avremo, perché oggi a gestire questi poveri disgraziati sono mafia, camorra e 'ndrangheta, e da loro che possono apprendere se non il discorso della violenza? Se non vi capita di aver trovato uno che vende rose, no? O che ripulisce il tergicristallo o un semaforo? Quei soldi mica vanno a loro, sono divisi per bande, per quartieri, sia a Napoli che ad Avellino, a Caserta, a Salerno, a Eboli, dove volete, e loro ogni giorno devono portare, così come quelle povere disgraziate sulla litoranea, quei soldi li devono portare tot euro tutti i giorni, altrimenti sono, se va bene, botte. Per cui noi li stiamo lasciando come mano d'opera schiava alle organizzazioni criminali, ed è un qualcosa peggio di così. Poi magari ci lamentiamo che naturalmente questi ci vengono a sfondare casa e si fregano la nostra roba. Michele, spero di averti soddisfatto. Avete 2 domande, vi porta il microfono e poi il dottore risponde a tutte e 2 le domande, va bene? Siamo sullo stesso della consulta anche a Confindustria, lo stesso ragazzo di Breaking Bad. Ah, come stai? Non ti avevo riconosciuto. Stai bene. Io miro sempre lei, dottor Scotti. Allora, il tema dell'immigrazione è un tema di attualità, è un tema che io su cui molte volte mi soffermo a riflettere.
ma un tema che secondo me va ricercato nella storia, perché come lei ben già ha detto prima, siamo stati noi italiani i primi ad emigrare. Però oggi ci sta questa concezione che forse la storia ha fatto venire meno, cioè gli italiani dimenticano molto spesso quella che è stata la nostra storia. E molti di noi, molti italiani, la maggior parte, si basa sui populismi e sugli estremismi di destra e populismi che puntano a dire il lavoro prima agli italiani e poi agli altri. Ma secondo lei questa tendenza ad andare verso i populismi può essere frenata, e se sì, come? Può essere fermata. Fermata. Passo un attimo allora la parola. Applauso, Giuseppe. Bravo. Buonasera, sapete dirmi in realtà da dove provengono questi 8.000 euro che permettono alle persone di fuggire dalla guerra e dalla povertà? Cioè, che cosa c'è in realtà dietro a questo commercio? Un applauso a te. Però, non posso dare io tempo ora. Come? Tempo per... Sarò brevissimo. E allora, io me ne sono dimenticato tutto e due. Ma è in stato confusionale. Allora, sugli 8.000 euro dove li prendono? Era questa la domanda? Benissimo, tieni presente che per lo più si mettono d'accordo intere famiglie, questo succede in Niger soprattutto, si mettono d'accordo intere famiglie, si sceglie l'uomo prevalentemente più utile dal punto di vista immediatamente fisico-muscolare, che può reggere il viaggio e può difendere quella cifra per portarlo in Europa e metterlo in condizione di fare un lavoro e chiamarsi poi la famiglia. E allora più famiglie, se non addirittura delle tribù, versano il loro lavoro di 3, 5, 6 mesi, per cui i cugini, i fratelli, le sorelle, gli zii, gli amici più stretti e così via, investono su questa persona che in genere ha 22-23 anni, parte, questa persona ha il compito nel breve periodo, se possibile, di mettersi in condizioni A, di mandare soldi a casa, e in un secondo momento di cominciare a far venire i parenti più stretti e allargare il giro e mettere le radici. In genere questo avviene in Germania, la loro destinazione madre è la Germania. Venendo a... Si possono fermare i populismi. Adesso non ricordo la domanda precisa rispetto a quello che mi chiedevi. Il fatto che c'è la tendenza a sostenere gli estremismi perché gli italiani hanno dimenticato la propria storia di quando noi andavamo verso altri territori stranieri, e quindi avendo dimenticato questa nostra situazione si può fermare l'ondata positiva degli estremismi e dei populismi che portano verso la chiusura delle frontiere e verso quel sistema chiuso? Dunque, io penso di no, perché noi come sempre abbiamo un doppio registro di interpretazione. Tieni per esempio il lavoro tra virgolette sporco, anche in Italia non lo vuole fare più nessuno. Se vai nelle nostre campagne, se vai nelle nostre aziende lì dove ci sono i lavori più umili, anche al nord, a prestare questi lavori sono per lo più extracomunitari. Perché anche l'imprenditore del nord sta certo che usa la doppia morale. Da una parte è leghista ed è contro queste persone. Dall'altra parte li assume perché naturalmente per pochi spiccioli riesce ad avere lavoro qualificato per un orario maggiore di produzione, senza dover pagare assolutamente nulla in termini di contributi, tasse e così via. Per cui c'è la doppia morale. Io quando vedo un imprenditore piccolo medio che mi dice no, bisogna spedirti fuori, eccetera, eccetera, la prima cosa che dico, andiamo a vedere nella sua azienda quanti extracomunitari ci stanno, e li riempie di pochi spiccioli, perché chiaramente li ricatta. E noi su questo stiamo formando una nostra economia, e da questo punto di vista vedo una suora lì, dobbiamo veramente essere grati al
buona parte del lavoro che fanno le sue colleghe e i suoi colleghi in termini di tutela di questi nostri fratelli, uso un termine, se mi è consentito, cattolico, per la loro tutela, per la loro garanzia. Bene, allora Enrico, possiamo chiudere qui questo, questo spazio? C'è una richiesta della signora, adesso verrà, non c'è? Ah, sì, probabilmente è stata una poesia profetica. Negli anni 70 Pasolini aveva già profetizzato l'ondata immigratoria che sarebbe stata poi pensata. E allora ragazzi, sì, ci prendiamo ancora altri 3 minuti per questo. Adesso non potete rinnovare, signore, da stare. Saranno con lui migliaia di uomini, quei colpicini negli occhi di poveri cani dei padri. Sulle barbarate e le rinde della fame. Porteranno con sé i bambini e il pane e il formaggio e le carte gialle del lunedì di Pasqua. Porteranno le nonne di asino sulle trilene rubate ai porti coloniali. Sbarcheranno a Crotone o a Palme, a Milione, vestiti di stracci asiatici e di camici americani. Subito i calabresi diranno come malandrini a malandrini: ecco i vecchi fratelli, coi figli e il pane e il formaggio. Da Crotone o Palmi saliranno a Napoli e da lì a Barcellona, a San Luca e a Marsiglia, nelle città della malavita. Anime e angeli, topi e pidocchi, col germe della storia antica, moriranno davanti alle migliaia. Essi sempre umili, essi sempre deboli, essi sempre timidi, essi sempre infimi, essi sempre colpevoli, essi sempre sudditi, essi sempre piccoli, essi che non vogliono mai sapere, essi che ebbero occhi solo per implorare, essi che vissero come assassini sottoterra, essi che vissero come banditi in fondo al mare, essi che vissero come pazzi in mezzo al cielo, essi che si costruirono leggi fuori dalla legge, essi che si adattarono a un mondo sotto il mondo, essi che credettero in un Dio servo di Dio, essi che cantarono ai massacri dei re, essi che ballarono alle guerre borghesi, essi che pregarono alle lotte operaie, deponendo l'onestà delle religioni contadine, dimenticando l'onore della malavita, tradendo il candore dei popoli barbari, dietro ai loro alina e gli occhi azzurri, usciranno da sotto la terra per macinare, saliranno dal fondo del mare per uccidere, scenderanno dall'alto del cielo per espropriare e per insegnare ai compagni operai la gioia della vita, per insegnare ai borghesi la gioia della libertà, per insegnare ai cristiani la gioia della morte. Distruggeranno Roma e sulle sue rovine deporranno il germe della storia antica. Poi, col Papa e ogni sacramento, andranno come zingari su verso l'ovest e il nord, con le bandiere rosse di Trotsky al vento. Grazie. Grazie. E se non capite, l'ultimo applauso della strada della Dana al professor Bruno Staracci. Grazie a voi. Grazie.